vedere da questa parte un bacino, siamo dove? Hanno scritto i giornali che io ho fatto un po' la diva, altezzosa a dire di no. E subito, sono molto sincera, poi molti di voi mi conoscete, i fotografi ci conosciamo tutti, ma di voi ci sono tanti che conosco e altri che non mi conoscono. Io non ho fatto per divismo, io ho una vita molto serena, molto tranquilla e ho ritrovato veramente me stessa, mi alzo la mattina con un sorriso e vado a letto la sera sorridente, perché è fondamentale per me il cuore che è sereno. Però quando mi hanno chiesto, quando Lucio Presta ha chiamato mio marito Umberto, io ho detto subito di no, perché cioè, non sono più addestrata, non balletisticamente, in generale di questo mondo frenetico, questo mondo di io ho sempre la battuta pronta, e lo sapete, però è un'altra cosa, noi lavoriamo anche sinceramente fino alle 3 di mattina, e ci alziamo alle 7 perché poi ho i gemelli e mi alzo con loro perché non ho una persona che ci segue, ma sto sempre io con i bambini. E ho detto di no perché non lo sapevo se ero convinta di riuscire a trasmettere agli italiani quello che ho sempre fatto quando ero pimpante, allegra, alzavo la gamba e facevo così. Non ero convinta di riuscire a farlo di nuovo. E invece piano piano mio marito e i gemelli mi hanno detto, soprattutto mio marito, non puoi rimanere giudice, perché l'ultima cosa che ho fatto era giudice imbalsamata con un primo piano puntata, senza fare polemiche. E mi ha detto, questa è un'opportunità che non si sa se torna un'altra volta. In più sono anni che io volevo fare una trasmissione televisiva assieme a Lorella, ma sono anni, lei lo sa anche, lo sappiamo tutti e due, ma c'era sempre qualcosa che ci alternavano, c'era lei o c'ero io, c'era lei o c'ero io, e non pensavano mai di fare come Liza Minnelli e Shirley MacLaine o con Goldie Hawn, di mischiare un po' come Mille Luci con Raffaella e Nina. È fighissimo mettere due personaggi famosi insieme, mischiare i loro mondi e di fare duetti, avere ospiti insieme. È una trasmissione veramente che mi dispiace che non l'abbiamo fatto mai. Avevo detto che volevo vivere una vita più serena e non volevo tornare in televisione. E invece mi sento come, non so, nessuno di voi conosceva, scusate, Giovanni Salvi? Nessuno di voi? Vi ricordate? Lui è come Giovanni Salvi, ha dentro un entusiasmo, è giovane, ha un occhio giovane, e mi ha, insieme a Lucio Presta e la mia famiglia mi hanno convinto di fare questa trasmissione. È ovvio che io all'indomani vado a Hong Kong per preparare per Natale, per i bimbi, Babbo Natale sta arrivando, e mai dire mai, non dirlo a nessuno, non ho mai votato nella mia vita, perché non ci credo nel voto, non ho mai votato, non potrei mai fare leader politico, no, faccio leader a casa insieme a mio marito, con la banda di figli che abbiamo, no, non dirlo. Secondo me non è ieri e oggi, la gente vuole essere entertained, vecchio, nuovo, strano, non strano, la gente vuole vedere qualcosa che li fa distrarre magari i loro problemi. Io ho sempre detto una frase che l'ho detto anche l'altro giorno, per me la gente italiana, come la gente in tutto il mondo, abbiamo tutti problemi, tutti una vita difficile, vita facile, quella che è. Per me era fondamentale che quando si accendeva quella luce rossa, era di trasmettere... One, two. Ah, ok, era per trasmettere qualcosa di speciale, per far dimenticare la tua giornata difficile e di un attimo sedersi indietro e divertirsi. E quello per me oggi, facendo canzoni di ieri, canzoni nuove, sketch di ieri, riproporre, è quello che entertain l'occhio, quello che la gente vede, che fanno rivivere. È importante, la chiave
molto con un sapore all'avanguardia, un sapore... Ancora Lorella. Facciamola, che eccola, vai. Vai. Lorella, anche qua, grazie. Lorella qui. Io trovo la parola nostalgia una parola bellissima, non è una parola affatto brutta, cioè non è un guardare al passato come a qualcosa del quale ci dobbiamo in qualche modo affrancare. Io penso che noi dobbiamo guardare avanti e quindi naturalmente avere la capacità, no, di saperci reinventare ogni volta, però credo che l'occhio al passato, soprattutto a tutto ciò che di bello c'è del passato, non dobbiamo mai perderlo, soprattutto perché noi abbiamo avuto l'opportunità di vivere degli anni, televisivamente parlando, ma dal punto di vista dello spettacolo, della musica, degli anni straordinari, perché insomma io parlo per me, ho vissuto in pieno gli anni 80, gli anni 90, anche dal punto di vista musicale sono stati probabilmente gli anni che hanno regalato di più e da cui ancora oggi si saccheggia moltissimo, no? Quindi evidentemente guardare indietro non è che faccia poi così tanto male, no? Se c'è da imparare. L'idea di non incontrarci è perché evidentemente c'è un po' il gusto di rivederci insieme per la prima volta con quell'emozione, quella sera lì. E io tutto sommato devo dire che l'ho trovato un'idea molto, molto carina, cioè molto divertente, insomma. Poi è chiaro che chi vuole leggere la sfida, insomma, leggerà anche la sfida, vabbè, d'altronde il titolo è mica amatissimo. Allora, intanto gli ospiti, vabbè, è chiaro, siamo le padrone di casa, per cui con gli ospiti ci sarà interazione sicuramente. Riproporrò alcune delle sigle. L'idea che io ho avuto è, naturalmente rispettando profondamente le sigle, perché io ringrazio il fatto di avercele, delle sigle di successo così, per cui non rinnego niente di quello che ho fatto nel passato, però ci siamo un po' divertiti a fare delle contaminazioni proprio per giocare sulla come dire, la freschezza di certi pezzi, no? Per esempio vi faccio un esempio: La notte vola, che insomma, non poteva mancare naturalmente in un'esperienza come questa. Ci siamo divertiti a fare un mashup con il pezzo di Calvin Harris e Rihanna, oppure Liberi Liberi con una canzone di Justin Bieber. Cioè abbiamo fatto dei mashup proprio per far capire quanto alcuni pezzi che erano degli anni 80 o primissimi anni 90 siano ancora freschissimi, siano, cioè che abbiano un tiro veramente molto forte. Naturalmente nel pieno rispetto delle sigle, perché io ho tanto rispetto di pezzi che comunque mi hanno dato un grandissimo successo. È chiaro che rispetto la decisione di Eder, anche se ti dico, io considero Eder un talento straordinario. Insomma, io non dimenticherò mai che sognavo di fare questo mestiere mentre guardavo la televisione Eder Parisi. Ebbi la fortuna di far parte del suo corpo di ballo per pochissime serate, che avevo appena compiuto 18 anni, e quando mi capitò poi l'opportunità di arrivare a quel fantastico che lei aveva fatto l'anno prima, è chiaro che per me si realizzava un sogno incredibile. Dopodiché le nostre vite professionali si sono abbastanza affiancate, perché poi insomma lei per un certo periodo ha ancora fatto televisione, poi ha fatto una scelta di vita che è assolutamente rispettabile. Lei è felice così, almeno adesso è felice così. È chiaro che io posso dirti dal mio punto di vista che mi dispiace, perché considero lei un talento incredibile, e anche il fatto che balli poco in questo programma, devo dire che un po' mi fa rabbia, no? Perché una come lei, poi con le sue capacità, con la sua tecnica, con il suo estro, insomma, avrebbe potuto secondo me fare anche di più. Ma sono scelte di vita, cioè lei trova sbagliato ballare in momenti in cui tu non puoi, come dire, essere al 100% come eri a 20 anni. Io ho avuto la fortuna una volta a Las Vegas di vedere Liza Minnelli in uno spettacolo, in un recital, che aveva compiuto, credo, così 75 anni, l'ho trovata strepitosa. Quindi credo che ci sia un'età per essere giusti e sempre. Per quanto riguarda, sai, su questo io non credo che ci siano, come dire, anche se qualcuno vuole leggere in maniera sbagliata quello che ho detto io ho sempre detto e ribadito che sono assolutamente d'accordo con le unioni civili. Ho preso posizione per quanto riguardava i figli, perché credo che sui figli si debba fare un discorso molto più approfondito, ma perché dietro il discorso delle adozioni si apre tutto il mondo
dell'utero in affitto, che oggi non si deve dire così, si deve dire MPA, perché così diciamo mascheriamo il senso vero, che è quello dello sfruttamento delle donne, soprattutto di paesi in via di sviluppo, che secondo me come donna credo che debba essere in qualche modo insomma condannato. Per cui è la mia presa di posizione, altri pensano il contrario, ma insomma per fortuna siamo in una democrazia e quindi ognuno la pensa come vuole. Sono cresciuta guardando Raffaella in televisione e amando Carla Fracci a teatro, quindi insomma avevo veramente questi due percorsi, uno dice stranissimo, no? Però io amavo sia la danza classica che la danza moderna, per cui per me Raffaella è stata ed è tuttora un personaggio assolutamente di riferimento, però in questo programma no, non è previsto.